dal nostro corrispondente nel 1967. Asso, Don Primo di Scacciati, cessa da oggi di essere il parroco del paese per motivi di salute. Era succeduto a Don Rodolfo Ratti nel 1936. Continuerà a risiedere ad Asso. Passo ora la parola a Paolo Ceruti per i commenti in redazione. Grazie Monica, questa sera parliamo di Don Primo di Scacciati, prevosto storico della parrocchia di Asso. Don Primo era nato a Lazzate da una famiglia agiata, ordinato sacerdote nel 1901, 2 anni dopo raggiunge la parrocchia di Asso per rivestire il ruolo di coadiutore, che proseguirà nel 1913 sotto Don Rodolfo Ratti, nipote di Don Damiano e cugino di Achille, futuro Pio XI. Don Primo di Scacciati nel 1910 fonda l'Armonia, il giornale parrocchiale, bollettino però dei vicariati di Asso e Canzo, stampato dalla tipografia Oleotti. Continuerà a dirigerlo nel corso dei decenni. Si allontanerà da Asso solamente durante la Prima Guerra Mondiale, dove diventerà ufficiale cappellano. Terrà un diario sulla sua attività e in questa attività non lesina critiche a chi comandava sull'esercito, cominciando dai generali, ma anche dall'arcivescovo di Milano, ma anche giornalista del Corriere della Sera. Successivamente questo diario è pubblicato come Mio diario di guerra e poi ci saranno anche altre sue pubblicazioni. Nel 1933 da coadiutore difende il parroco da un attacco portato dal Partito Nazionale Fascista tramite il federale locale Luchino Visconti. Avevano praticamente nello scontro tra Papa e Mussolini per la possibilità dei giovani di Azione Cattolica, dell'Azione Cattolica di operare pubblicamente, ecco che prima di riuscire ad arrivare a un accordo succede che c'è questo scontro tra Mussolini e il Papa. Luchino Visconti che fa? Prende, sapendo che il coadiutore Don Primo è parente alla lontana di Pio XI, prende e fa stampare sopra il portone d'entrata della canonica 2 faccioni di Mussolini con a lato, mi sembra, scritto Dux. A questo punto il prevosto fa chiamare Luchino Visconti e Luchino Visconti non demorde. A questo punto Don Primo di Scacciati interviene e dice: no, tu non puoi minacciare, non puoi fare questo contro il parroco. E il parroco gli dice: se sei qui come Luchino Visconti va bene, se sei qui come federale del fascismo te ne puoi anche andare. E alla fine poi tutto si riconcilia, anche perché si riconciliano i massimi vertici. 3 anni dopo, quando muore Don Rodolfo, Don Primo di Scacciati diventa parroco, carica che manterrà fino al 1968, quindi sono un bel 37 anni, conoscerà generazioni di assesi. Muore una sera del 1968 ad Asso, dove aveva deciso di restare e aveva chiesto di essere sepolto a fianco di Monsignor Rodolfo Ratti, cosa che avviene.